Il riflesso di Ippolito ha infiammato il Teatro Luigi Pirandello, un'opera del laboratorio teatrale del liceo classico Empedocle di Agrigento a cura del regista Marco Savatteri, esperto esterno del laboratorio teatrale promosso e curato in tandem dalle docenti Anna Maria Di Nolfo e José Michiquet. Un evento che si fonda sul testo di Euripide, rielaborato attraverso le attuali modalità artistiche. Una scenografia interattiva proiettava durante le suggestive interpretazioni degli artisti in scena immagini in movimento che, insieme agli attori sul palco, creavano un effetto di immissione della scena da parte dello spettatore che veniva letteralmente investito dall'emotività del racconto interpretato sul palco. Il laboratorio teatrale del liceo classico, giunto al suo quarto anno di attività, ha rappresentato una straordinaria esperienza formativa, poiché ha favorito lo studio profondo dei testi tragici nella dimensione cognitiva ed emotiva della rappresentazione e ne ha consentito l'interiorizzazione consapevole da parte degli studenti, sia in qualità di attori che di spettatori. Ma l'istituto non è nuovo a queste tipologie di attività. Dopo il successo ottenuto al Politeama di Palermo lo scorso 15 maggio, in occasione della festa dell'autonomia siciliana, il coro del liceo classico Empedocle si esibirà il prossimo 2 giugno, festa della Repubblica, al Teatro Pirandello di Agrigento. Il coro, composto da alunni delle seconde classi delle sezioni A ed F, ha proposto i brani Imagine e Domani, già interpretati durante la giornata dedicata al premio Fondazione Empedocle. I ragazzi del coro sono stati guidati a Palermo dai professori Salvatore Conti, Adriana Iacono, Anna Maria Di Nolfo e José Michiquet e dal dirigente scolastico Anna Maria Sermenghi, che ieri, in occasione dell'evento, ha mostrato grande soddisfazione per il lavoro dei ragazzi. Felici, orgogliosi ma anche emozionati nel vedere questo magnifico teatro, questo scrigno della cultura, così pieno di tanta gente, tante belle persone che sono qui stasera a sostenerci e a sostenere uno dei progetti forse più sofferti ma anche più importanti che hanno accompagnato già da qualche anno il nostro piano dell'offerta formativa.